Ciao a tutti, sono Claudio e il caffè è la mia passione. Oggi mi trovate sommerso dalle macchine perché vi aiuterò nella scelta di come si sceglie una macchinetta per il caffè. Ma prima di iniziare, chi mi segue già lo sa, voglio premiare uno di voi che è iscritto al canale, che commenta spesso i miei video, lascia like e mi dà una mano quindi a far crescere il canale, a farlo condividere con più persone, per far sì che più persone mi seguano, si iscrivano e io porto ulteriori contenuti sul caffè. Quindi voglio premare Salvo Pimpos. Quindi Salvo, se stai vedendo questo video, scrivimi alla mail che trovi nella descrizione del video, mi farà piacere omaggiarti qualcosa della tua macchinetta, così da poter degustare anche tu qualcheduno di quei caffè che io ricevo e che mi fa piacere condividere con voi. Se anche voi volete essere e volete ricevere un omaggio, mi raccomando, iscrivetevi al canale, commentate i video e sostenetemi. In questa maniera potreste essere voi che magari verrete premiati nel prossimo video. Oggi di cosa parliamo? Di un aspetto fondamentale che è la scelta della macchinetta, perché oggi come oggi sul mercato ci sono tantissime macchinette di tantissime compatibilità. Qui ho preso solo le principali, ma sono veramente tante. Quindi troppo spesso mi chiedete qual è la miglior macchinetta e quale consiglio di scegliere. Dare una risposta univoca a questa domanda è impossibile perché ognuno di voi può avere delle esigenze diverse. Quindi io quello che vi dico sempre è partite alle vostre esigenze e arriviamo insieme ad una scelta che può essere anche condivisa. Se commentate nei commenti mi farà piacere darvi una mano. Perché parlo di esigenze? Perché ovviamente se qualcuno di voi avrà esigenze di una macchinetta piccola perché ha poco spazio in cucina, non potrò andare a consigliare una Frog che magari è molto ingombrante. Così come chi ha l'esigenza di fare tanti caffè di seguito, non gli andrò a consigliare una Lavazza Minù che ha comunque dei tempi tra un caffè e l'altro molto lenti prima di permettere di cambiare capsula. Quindi partendo dall'esigenza poi si arriva a scegliere la macchina migliore. Io oggi però vi farò un excursus per affrontare pregi e difetti delle principali sistemi di macchinette sul mercato. Prima di iniziare la cosa più importante che vi dico è non comprate la macchina in offerta che trovate nella grande distribuzione o nei Mediaworld o negli Unieuro. Non scegliete la macchina in base all'offerta, scegliete la macchina in base alle vostre esigenze. Io, come vi dicevo, non affronterò tutte le esigenze e se voi avete esigenze specifiche scrivetemi nei commenti, sarà per me un piacere consigliarvi, ma affronterò le esigenze principali che io distingo in due categorie. Uno, la tipologia di bevanda che bevete abitualmente, ovvero se più dell'80-90% delle bevande che produrrete con la macchinetta sono dei caffè, ci sarà da scegliere tra le macchinette adatte per fare il caffè. Se invece l'esigenza è anche bere ginseng e altre bevande, allora vi consiglierò una macchina che riesce a fare sia bevande per bene e sia anche caffè. La seconda caratteristica di cui andremo a parlare è quanti caffè questa macchinetta dovrà fare in un giorno, perché anche lì ci sono macchinette pensate per un utilizzo esclusivamente casalingo di pochi caffè al giorno e macchinette invece fatte per un uso anche professionale, anche di tanti caffè fatti di seguito. Quindi queste sono le due macro categorie che affronteremo. In più vi farò un excursus su vari metodi con cui le macchinette producono il caffè. Partiamo dalle prime, cioè quelle non monoporzionato, ma quindi le super automatiche, qui adesso non ne ho neanche una da farvi vedere, e poi quelle polivalenti o comunque col braccetto. Partiamo alle super automatiche. Le macchine super automatiche sono quelle in cui viene inserito, vi lascio la foto in sovraimpressione, viene inserito il caffè direttamente in grani. La macchina macinerà al momento il grano per trasformarlo in polvere che poi andrà in infusione e produrrà il caffè. Queste sono le super automatiche che costano comunque almeno 300 euro, anche a salire a 300 euro. Non è una macchinetta che amo particolarmente e vi spiego perché. Innanzitutto c'è un tempo di apprendimento molto, molto elevato perché bisogna regolare per bene la macinatura per permettere l'uscita di un buon caffè. E questa è una regolazione molto lunga da fare all'inizio, dovrete testare tanti caffè per trovare l'equilibrio giusto per i vostri gusti. Ma il secondo problema che poi vi verrà presto a presentarvi è il cambio di caffè, cioè se cambierete il caffè in grani dovrete riregolare la macinatura per far uscire un ottimo espresso. Quindi comunque è una macchina una volta configurata, se non si cambia spesso il caffè può essere una buona macchina, ma in realtà è molto faticosa anche da pulire, in più è anche molto costosa, quindi è vero che il caffè in grani può costare abbastanza poco, ma in realtà poi tra manutenzione, fatica nel pulirlo, non è una macchina che io tendo a consigliare. Inoltre l'altro grande difetto è l'impossibilità di fare un caffè decaffeinato o di fare altre bevande. Una volta che c'è quel caffè in grani nella macchina, solo quello si potrà fare. Quindi, escluso il discorso delle super automatiche, che sono un po' dei distributori automatici che non amo, l'ho già detto, passiamo a una polivalente, ovvero una macchina che è il braccio al cui interno ci può essere inserito sia il caffè in polvere sia la cialda ese. Allora, quest'altra macchina non è una di quelle macchine che io tendo a consigliare, soprattutto se si vuole fare il caffè in cialda.
perché non è nata per quello. Quindi anche l'adattatore per inserire la cialda farà sì che la cialda non combacerà perfettamente come può essere all'interno di una foresta di una macchina cialda. Quindi l'acqua troverà sempre l'angoletto per passare la cialda, che sarà quello dove troverà meno resistenza e probabilmente quello dove non c'è il caffè. Quindi il caffè può venire leggermente più veloce, leggermente più acquoso, e a parità di cialda l'estrazione tra una macchina a cialda e una macchina polivalente è totalmente diversa. Questa macchina quindi a chi la consiglio? La consiglio a chi vuole divertirsi a fare il piccolo barista, perché è una macchina che per fare un buon caffè ha bisogno di un po' di manualità. La manualità sta nel trovare la giusta dose di caffè da inserire, la giusta miscela di caffè da inserire. È una macchina che, come le macchine espresso, necessita un caffè macinato leggermente più fino di quello della moka, quindi spesso troverete che i risultati migliori in tazza o questa macchina li avrete per quei produttori di caffè che fanno un caffè specifico con macinatura per espresso. Ci sono tanti produttori di caffè che fanno questa macinatura diversa, ma non sono tantissimi. Mi viene in mente Illy ad esempio. Quindi nei vostri test vedrete che i migliori risultati in tazza li faranno appunto i caffè specifici per macchine espresso. Come vedrete, se avete una macchina del genere, ognuno che tocca questa macchina farà un caffè diverso, perché dipende dalla quantità di caffè che andrà a mettere, da come lo presserà, e tutte queste componenti fanno sì che il risultato in tazza può essere diverso. Quindi per chi vuole divertirsi a fare il piccolo barista, una macchina è consiglio, è divertente, permette di fare esperienza. Per chi vuole una macchina pratica, sinceramente non è la macchina che andrei a consigliare. Passiamo ora nel mondo del monoporzionato, che è il mondo più comodo, più moderno, dove basta inserire una cialda o una capsula per fare un buon caffè. Partiamo subito dal distinguere i mondi. Affrontiamo il mondo dolce gusto, che è quello pensato per chi ama le bevande. La capsula del dolce gusto è talmente grande, è proprio grande perché è pensata per contenere grandi quantità anche di solubili, non solo di caffè. Inoltre la dolce gusto ha il grandissimo vantaggio che l'unica parte a contatto con il liquido è il beccuccio della cialda. Questo fa sì che, cambiando bevanda radicalmente, magari tra un tè e un caffè, essendo il beccuccio della cialda l'unica parte che tocca con la bevanda, non ci sarà quel sentore della bevanda precedente all'interno della nostra tazza. Se noi facciamo un cambio di caffè con tè in un'altra delle macchine, il beccuccio sarà sempre lo stesso, quindi c'è il rischio che il tè, se fatto con un caffè, sappia di un leggero retrogusto di caffè. Invece la dolce gusto, essendo pensata proprio per cambiare tra tante bevande e tantissime sono disponibili, non ha questo problema, e questo è già un fattore determinante per far risultare dei migliori risultati in tazza per quanto riguarda le bevande. Un'altra caratteristica della dolce gusto è la grandissima altezza, che permette di inserire anche delle tazze molto grandi per delle bevande, come ci dicevamo, per dei tè, per delle tisane. È una caratteristica molto importante per chi appunto chiede questo. Quindi io vado a consigliarla per tutti quelli che mettono come priorità il fare ginseng, il fare tè. Devo dire che prima i caffè con la dolce gusto venivano molto male, ma ad esempio Borbone, così come anche altri produttori, mi viene in mente Officina 5, hanno iniziato a produrre delle capsule del dolce gusto di caffè che fanno un ottimo risultato in tazza. Li testerò in un altro video e vi farò comunque vedere la differenza di come viene un caffè per dolce gusto rispetto a un caffè, per esempio, a parità di miscela in cialda. Inoltre la dolce gusto è l'unica che ha anche l'erogazione fredda. Questo può essere adatto per alcune capsule per fare le bevande fredde, come ad esempio il tè freddo. Ho fatto già un video sulla dolce gusto dove erogo dei caffè Lollo, vi rimando a vedere quel video. E anche il caffè Lollo che ho testato ha dato dei buoni risultati in tazza, al contrario di alcune miscele originali proprio di dolce gusto di caffè, che sono pensate per un pubblico meno italiano ma più nord europeo, che beve comunque dei caffè con più acqua e molto più lunghi. Entriamo adesso invece nel mondo di chi vuole una macchinetta per farci propriamente del caffè. E quindi entriamo nel mondo fatto di Espresso Point, Lavazza Modo Mio, caffè in cialda e caffè in espresso. Queste sono le macchine che io mi sento di consigliare appunto per chi prettamente andrà a farne dei caffè. Partiamo all'Espresso Point. L'Espresso Point è una compatibilità storica di Lavazza, forse la più antica, nata per fare i caffè ma anche altre bevande, e caratterizzata sempre da delle macchine molto robuste. Devo dire che l'ultimo esemplare in commercio, perché la compatibilità Espresso Point Lavazza l'ha un po' soppiantata a favore della Modo Mio, l'ultima macchina Lavazza Espresso Point è stata in commercio, è questa EP Mini, e sinceramente non è una degna erede delle vecchie macchine Lavazza Espresso Point, che erano macchine molto robuste, belle pesanti, fatte per durare nel tempo e anche per essere mantenute con facilità. Invece questa è una macchina, come sentite e vedete, fatta molto in plastica, somiglia ad altre macchine tipo Nespresso a Modo Mio, fatte un po' come dico io uso e getta, nel senso difficili da riparare, non molto resistenti, ma una macchina per i nostalgici Espresso Point. Chi non riesce a staccarsi al suo gusto preferito per Espresso Point e gli si è rotta una macchina Espresso Point non potrà
che comprare necessariamente queste Happy Mini. In realtà non è una macchina che appunto consiglio, perché comunque è stata, diciamo, soppiantata la compatibilità a modo mio, che la Vazza ha sostituito l'Espresso Point, e quindi l'Espresso Point stanno andando un po' a esaurimento. Per chi fosse nostalgico, non c'è alternativa, questa è l'unica macchina disponibile. Non mi sento di consigliarla, magari ne farò una recensione ad hoc e vi mostrerò i difetti. Passiamo poi alla Lavazza, in questo caso una Minù, ma vale lo stesso discorso per la Lavazza Jolie, la Lavazza Tini. La compatibilità Lavazza a modo mio ha fatto sì di avere una capsula grande, contiene la dose di caffè proprio standard, che sono sempre 7 grammi. Si dice la regola di un buon caffè è una tazza, e sono i 7 grammi di caffè. Lavazza, un brand prettamente italiano, è partito da questa formula perfetta per fare delle capsule almeno di 7 grammi di caffè. E infatti la Lavazza, a modo mio, eroga un ottimo caffè. Che sia la Tini, che sia Jolie, che sia la Minù, tutte quante hanno dei sistemi simili. Quello che cambia è l'inserimento della capsula. La Minù e la Tini hanno questa slitta, la Jolie invece eredita il sistema a cassetto della Nespresso. Per quanto riguarda la Lavazza Tini o la Lavazza Minù, sono le macchine più economiche sul mercato. Si trovano spesso in offerta sotto costo a 39 euro, ma il loro prezzo si aggira intorno ai 49-59 euro, quindi un prezzo molto accessibile. Io la consiglio a tutti quelli che fanno pochi caffè al giorno e vogliono una macchina per entrare per la prima volta in questo mondo del monoporzionato. La consiglio perché il risultato in tazza è buono. Passiamo adesso alla Nespresso, forse una degli antesignani per quanto riguarda il monoporzionato. Le Nespresso sono qualitativamente leggermente migliori delle Lavazza a modo mio e sono costruite un po' meglio. In particolare questa Inizia, che è una macchina veramente molto resistente, veramente molto affidabile. Si trova sul mercato da tanti anni e ha fatto veramente la storia del brand Nespresso. Rispetto alla Lavazza a modo mio, ha dei bottoni programmabili, quindi ha delle funzioni in più che possono essere comode. E io, sia per Lavazza a modo mio sia per Nespresso, sconsiglio i prodotti che costano di più. Cioè, per me le macchine entry level, sia di Nespresso che a modo mio, sono già quelle giuste, perché le macchine che costano di più aggiungono funzioni che io non trovo utili. Ad esempio nella Nespresso c'è il cappuccinatore automatico, che comunque sono più delle seccature per come vanno tenute e pulite, piuttosto che dei veri vantaggi. Già la Inizia, secondo me, è la miglior macchina, perché rispetto ai modelli più recenti come l'Essenza Mini e le altre, che hanno ridotto le dimensioni, questa, secondo me, per praticità, dimensione del serbatoio, dimensione che raccoglie le capsule usate, è la dimensione giusta ed è una macchina molto affidabile, mi sento di consigliare. Nespresso utilizza una capsula più piccola, ha questo tipico cassetto di ingresso capsula e poi cassetto per raccogliere l'espulsione delle capsule esauste. Ha una capsula molto piccola, solo da 5 grammi. Ovviamente 5 grammi è addirittura meno dei 7 grammi della ricetta perfetta dell'espresso che dicevamo prima, ma comunque il risultato che riesce a dare questa macchina è un buon caffè, quindi per chi vorrà farne il caffè lo consiglio. Una capsula così piccola ovviamente preclude l'utilizzo per tutte le altre bevande di cui parlavamo. Ci sono le capsule di bevande, quali nocciolino, tisane, tè, però ovviamente si riescono a fare solo delle porzioni molto ridotte, appunto dovuto alla dimensione della capsula. Più o meno costa in offerta sotto costo sui 49 euro, tipicamente tra 59 e 69 euro, quindi circa 10 euro in più della Lavazza Tini o Minù. Rispetto alla Lavazza a modo mio, le trovo appunto equivalenti sotto il profilo del risultato in tazza. Entrambe fanno un buon caffè, scegliete voi se volete una macchina veramente entry level o volete qualcosa leggermente di più. Sempre per quanto riguarda il caffè, arriviamo alle macchine a cialde. Tendenzialmente le cialde sono l'estrazione più simile all'espresso da bar, perché ci c'è una pressa che va a pressare la cialda, che una volta bloccata ermeticamente all'interno del pressacialda fa sì che tutta l'acqua attraversi il caffè esca un risultato in tazza come al bar. Queste macchine tipicamente sono made in Italy, perché sono tutte delle aziende italiane che le producono, e questo fa sì che siano delle macchine tendenzialmente tutte ben fatte. Hanno una grande robustezza, una grande affidabilità e comunque sono macchine fatte per durare, quindi è facilissimo fare una manutenzione, sono facilmente apribili, sistemabili e riparabili, e sono macchine che però vanno a costare di più. Diciamo che costano tra i 100-150 euro per avere una buona macchina a cialde, quindi una differenza di prezzo rispetto alle altre due macchine di cui parlavo prima è decisamente importante. È vero anche però le cialde costano di meno, circa 5 centesimi di meno rispetto a una capsula a modo mio o un espresso. Questo cosa significa? Che sicuramente con le cialde si andrà a risparmiare, ma per un utilizzo casalingo il risparmio inizia ad arrivare dopo un anno e mezzo di utilizzo della macchina, quindi non ne farei tanto una questione di scegliere la macchina a cialde per avere un risparmio. Secondo me la macchina a cialde è un sistema ottimo per produrre il caffè, come dicevo probabilmente più simile rispetto a quello del bar. Inoltre le cialde non hanno la presenza di colla, non sono fatte in plastica, sono tutte fatte in una garza accoppiata con pressione, quindi diciamo anche lato ambientale probabilmente sono
le più ecologiche e inoltre spesso quasi tutte adesso stanno diventando compostabili. È vero, si trovano anche compostabili per ammonio espresso, ma sono molto meno diffuse. Invece le cialde compostabili ormai sono quasi uno standard. Quindi io dico, chi può spendere probabilmente per fare solo caffè, io gli consiglierei una buona macchina a cialde. Poi, per quanto riguarda quale macchina a cialde scegliere, vi rimando alle altre recensioni che ho già fatto. Ho recensito sia la DD, sia la Frog, sia la Roma Plus, sia questa Faber. Insomma, ho recensito sul canale un po' tutte le macchine a cialde. Quindi, come sempre, vi consiglio di andare a guardare il video di ogni singola macchina per poter poi scegliere in base alle vostre esigenze, come vi dicevo inizio video, perché ogni macchina ha la sua peculiarità. Infine, vorrei fare un inciso importantissimo per tutte quelle macchine che non sono presenti su questo tavolo e che hanno compatibilità diverse da Nespresso, Dolce Gusto, Cialda, Monomio, Espresso Point, e sono tutti quei marchi quali Caffitali, Fiorfiore Coop, Aroma Vero, Capsula Quadrata. Veramente oramai esistono infiniti formati, Bialetti, esistono infiniti formati e non sono questi che sono i standard più affermati. Spesso queste macchine vengono anche regalate o comunque vendute a prezzi veramente abbordabili, quali 19-29 euro, e si trovano spesso in offerta. E spesso io mi trovo qualcuno di voi che si ritrova con queste macchine e mi chiede: vorrei assaggiare Bourbone o quest'altro marchio per questa mia macchinetta. E ovviamente i principali marchi caffè non fanno tutte le compatibilità, ma fanno solo le principali. Quindi chi acquista una macchinetta dei marchi che vi ho indicato prima deve già sapere in partenza che non troverà quella scelta che può avere se sceglierà uno dei formati standard di compatibilità. E questo secondo me è il limite più grande. E questo è anche un po' la risposta perché troviamo sempre in offerta quel tipo di macchinette. Quelle macchinette i produttori le vendono a quel prezzo perché sanno che poi andranno a marginare sulla vendita del caffè, perché Bialetti vuole vendere il caffè col suo formato, Caffitali vuole vendere il caffè col suo formato, e quindi il loro business non è nel vendere la macchinetta, che magari tendono anche a regalarvi come prezzo, ma nell'andare a vendere quel caffè. Quindi io vi subito avviso che se prendete quelle macchinette, guardate prima che caffè poi potrete andare a comprare e quanto costerà, perché spesso alcune compatibilità chiuse vi regalano la macchinetta, ma poi il caffè costerà decisamente di più, ma soprattutto voi non sarete liberi di scegliere e di assaggiare tutti i caffè che le nostre torrefazioni italiane fanno. Quindi io quello che vi consiglio, un consiglio spassionato, è non comprate la macchinetta in offerta solo perché è in offerta, ma valutate bene quello che vi ho raccontato nel corso del video. Farete solo caffè? Orientatevi su macchine prettamente fatte per il caffè. Farete anche tanto ginseng e tante bevande, valutate una macchina per le bevande, ma soprattutto andate sui principali sistemi di compatibili, ovvero Nespresso, Amolomio, Cialde o Dolce Gusto, perché solo così potrete divertirvi a scoprire nuove bevande, a scoprire nuove miscele, a scoprire nuove torrefazioni, perché il bello di avere queste macchine è la praticità con cui è facile fare un caffè, ma è anche quello di poter cambiare i gusti in base a nuove scoperte, in base a nuove torrefazioni che andrete a scoprire. Infine, una cosa molto importante: l'utilizzo. All'inizio parlavo di utilizzo casalingo o utilizzo un po' più intenso. Perché? Perché se si fa un utilizzo casalingo, per me un utilizzo casalingo significa un paio di caffè al mattino, un paio di caffè dopo pranzo, comunque mai oltre i 10 al giorno, comunque raramente, ma soprattutto mai oltre 3-4 caffè di seguito. Queste macchine per utilizzo casalingo sono ottime. Queste altre macchine a cialde spesso e volentieri invece sono molto più adatte di un utilizzo intenso. Allora partiamo da l'Amolomio, veramente una macchina per utilizzo casalingo. Facendo tanti caffè di seguito è una macchina lenta e tenderà a surriscaldarsi e a soffrire abbastanza. Questa inizia invece un po' più mulo, quindi riesce a fare tanti caffè di seguito senza troppa fatica, senza esagerare. Mediamente invece le macchine a cialde sono sempre più resistenti e permettono tante rotazioni di seguito, e soprattutto hanno il grande vantaggio di poter rimanere sempre accese. Io mi immagino un utilizzo ufficio di non poter andare davanti a una macchinetta, accendere, aspettare che sia calda, erogare, poi magari arriva il collega dopo 15 minuti e trova la macchina spenta, deve aspettare che si accenda e erogare. Queste macchine possono stare anche sempre accese, non hanno l'autospegnimento automatico e quindi secondo me meglio si prestano utilizzo in un bed and breakfast oppure in un ufficio, e soprattutto non soffrono di quel surriscaldamento proprio perché hanno delle componenti più resistenti, come dicevo prima costano anche di più, però sono più adatte per un utilizzo ufficio. La vera differenza la si fa soprattutto in quanti caffè di seguito andranno erogati, perché in un ufficio in cui magari si fermano a fare una pausa 10 persone, 10 caffè di seguito comunque comporteranno uno sforzo da parte della macchina, che alcune macchine, come ad esempio questa Amolomio, soffriranno di più perché sono pensate per un utilizzo più semplice e meno intenso. Quindi questa è una cosa fondamentale a valutare se avete un'esigenza di tante erogazioni di seguito. A quel punto, sulle tante erogazioni, dovremmo andare a parlare anche delle componenti, come la ghiera in ottone, la ghiera regolabile, la facilità di manutenzione per quanto riguarda il fatto che una macchina in ufficio si romperà prima perché farà tanti più caffè. Invece una macchina casalinga magari
starà bene tranquillamente 2-3 anni per quei pochi caffè che ha fatto, e se anche si dovesse rompere sarà passato abbastanza tempo per poterne comprare una nuova, visto anche il costo in cui l'abbiamo pagata. Detto questo, io vi saluto come sempre, vi chiedo di sostenermi lasciandomi un like a questo video, iscrivetevi al canale perché settimana prossima arriverà un nuovo video, e commentate perché vorreste essere voi a vincere un piccolo omaggio che, come sapete oramai, regalo settimanalmente a tutti gli iscritti, a tutti quelli che partecipano a questo canale. Quindi vi ringrazio e vi saluto. Se ancora non avete scelto la vostra macchinetta o se avete qualcosa da dire in merito a quello che ho raccontato su tutte queste macchinette, mi raccomando, scrivetelo nei commenti del canale, sarà un piacere per me rispondere. Un saluto e alla prossima!